Buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video book haul autunnale perché ormai l'autunno comunque si sta avvicinando sempre di più a grandi passi e io volevo fare questo book haul, però questa volta si tratta di libri un po' particolari e soprattutto libri che mi sono capitati tra le mani, diciamo così, perché stavo svuotando un mio vecchio deposito dove c'erano un sacco di cose, dovevo svuotarlo da un bel po' di tempo e svuotando questo deposito mi sono capitati sotto mano questi libri. Ve li faccio vedere, sono questi, ma sono tutti libri che io ho intenzione di leggere. Però vi dico la verità, non sono sicura che li leggerò proprio nell'immediato perché trattandosi di libri che hanno dei temi veramente molto forti, io non so se mi sento di leggerli adesso perché ho attraversato comunque un momento molto difficile dal punto di vista emotivo e quindi non sono sicura che mi sentirò comunque in grado di leggere questo tipo di libri adesso. Però sono comunque dei libri che vi voglio mostrare perché mi sono capitati sotto mano, li ho radunati, ce li ho adesso tutti insieme. E se poi li vado a mettere a posto nella libreria, recuperarli e metterli poi tutti insieme potrebbe diventare un'impresa abbastanza ardua perché la mia casa è piccola, quindi insomma dovrò cercare di farli stare in ogni angolo e quindi insomma una volta che li avrò sparpagliati non so se riuscirò ad averli di nuovo tutti insieme come in questo momento. Ma partiamo subito e mettetevi comodi perché sono un bel po' di libri. Il primo che voglio farvi vedere è questo, si intitola Un sacco di botte ed è questo un libro che a me ha veramente incuriosito tantissimo perché è la storia di un ragazzo, un adolescente, che è molto molto violento, molto arrabbiato, distrugge tutto solo per il gusto di farlo, è il classico bullo, insomma un ragazzo veramente molto difficile. Poi una sera fa un incontro, diciamo così, un po' strano che lo porterà a rivedere un pochino il suo comportamento e a cambiare. Ed è stato definito una revisione moderna del Canto di Natale di Dickens e quindi mi attirava molto. Quello che mi è piaciuto ancora di più è che è un libro illustrato, quindi all'interno, oltre alla parte, diciamo così, il romanzo, la storia, c'è la sua figura con il fumetto, questo praticamente in tutte le pagine. Quindi questa è una caratteristica di questo libro che mi ha veramente colpita e insomma che mi attrae in qualche modo. Bisogna dire che è un libro pensato per adolescenti, quindi è scritto molto grosso, probabilmente è scritto anche in modo molto semplice, però a me attrae lo stesso, quindi prima o poi sicuramente lo leggerò. Un altro libro che vorrei leggere è Psicologia dell'automobilista e questo è un altro libro che mi attira tantissimo perché parla un po' del perché noi quando siamo alla guida ci comportiamo in un modo anziché in un altro, perché scegliamo una macchina piuttosto che un'altra, che cosa c'è davvero dietro a tutto questo. Ci sono persone che al volante si arrabbiano molto, ci sono persone che invece al volante si rilassano. Io ad esempio mi rilasso tantissimo al volante, mi piace molto guidare, mi piace guardare il paesaggio, ascoltarmi l'autoradio. E questo libro spiega, diciamo così, dal punto di vista più psicologico, perché noi teniamo certi comportamenti piuttosto che altri. E quindi anche questo lo leggerò. Apro una piccola parentesi perché vorrei invitarvi a fare il tag che ho ideato un pochino di mesi fa e che riguarda proprio il nostro stile alla guida, quindi il nostro modo di comportarci quando siamo in macchina, che cosa ci piace, cosa non ci piace, eccetera. E è un tag che mi è venuto in mente perché comunque a me piace guidare, quindi ho pensato di fare questo tag. Vi lascio nelle schede il video a cui mi riferisco e anche nell'info box, quindi in descrizione vi lascio il link. Mi raccomando, vi taggo, fate questo tag e condividetelo il più possibile. Quindi chiusa parentesi e ritorniamo ai nostri libri. Un altro che vorrei leggere è La ragazza interrotta. Questo è un altro libro di Susanna Kaysen, penso si pronunci così, ed è una storia vera. Questa è la storia di una ragazza che quando è adolescente, siamo alla fine degli anni 60,
Dopo una visita psichiatrica viene spedita in un ospedale psichiatrico che comunque negli anni 60 si chiamava manicomio, quindi viene spedita in questa struttura ed è la sua storia raccontata anche con dei toni a volte un pochino di ironia, con dei toni abbastanza distaccati, comunque la storia della sua permanenza in questo manicomio, lei rimane qua per 2 anni e della sua guarigione, diciamo così, quindi tutte le storie anche che riguardano la relazione che lei ha con le altre donne ricoverate. E anche questo, insomma, è un tema abbastanza forte perché stiamo parlando comunque di una donna che ha passato un periodo della sua vita in manicomio, quindi che ha avuto a che fare con la sofferenza e con la patologia psichiatrica, quindi sicuramente non è un tema leggero, anche se da quello che ho capito leggendo la quarta di copertina è trattato con un tono abbastanza leggero, però comunque l'argomento è quello. Un altro libro sicuramente abbastanza tosto è Fragile come una roccia ed è la storia di una ragazza che soffre di anoressia, in generale disturbi del comportamento alimentare ed è la sua storia, come cade in questa malattia, come ne esce, tutto il suo percorso terapeutico. E anche questo sicuramente è un libro abbastanza tosto perché l'anoressia è comunque un argomento molto tosto. E anche questo mi incuriosisce. Un altro libro decisamente più pesante, molto più pesante, è Bambini nascosti. L'autore è Jane Marks e si tratta, credo sia, no, è una donna, scusate, Jane Marks è una donna. E scrive questo libro che raccoglie le storie di bambini che ai tempi dell'Olocausto hanno vissuto nascosti e quindi è tutta la storia che riguarda il loro vissuto, le loro esperienze, le loro paure in un tempo davvero difficile come quello dell'Olocausto. Quindi questo è un libro davvero pesante. Altro libro sui generis pesante è di Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino, vita e morte a Mauthausen. E anche questo è un libro che io ho veramente acquistato tantissimi anni fa, ho sempre voluto leggerlo perché comunque questo argomento mi ha sempre attirata da morire, ma non ci sono ancora riuscita perché so che è un libro pesante. Perché quelle storie lì so che sono davvero pesanti, quindi in qualche modo è un libro che ho qua, che in qualche modo ci giro intorno, ma non mi decido mai per la pesantezza che ha. Inoltre, questo in particolare al suo interno ha delle immagini che sono le immagini reali di quel periodo. Quindi insomma, ci sono all'interno del libro delle immagini, sono anche parecchie, che riguardano appunto quel difficile momento storico che grazie a Dio non ho vissuto perché non ero ancora nata, perché è veramente terribile quando ci penso. Passiamo oltre, vi faccio vedere anche Braccialetti Rossi di Albert Espinosa. Sicuramente tutti conoscete Braccialetti Rossi perché c'è stata una serie televisiva, una fiction davvero di enorme successo, che secondo me è fatta benissimo, davvero sono bravissimi gli interpreti, bravissimo regista, insomma, davvero una serie di successo e tutto il successo secondo me è stato meritato. Ma io ero incuriosita anche dal libro. Io volevo leggere proprio la storia vera di Albert Espinosa, che sarebbe quello che nella serie è Leo, il protagonista, e sarebbe Albert Espinosa. Io mi aspettavo un libro di dimensioni molto più grosse, invece un libretto piccolino e quindi non me l'aspettavo così piccolo. Sono davvero molto incuriosita di leggere la versione, diciamo, cartacea di questa storia. È, per chi non lo avesse mai visto, è la storia di adolescenti, ragazzi, che si trovano, loro malgrado, a combattere con il cancro. Quindi è ambientato in un reparto oncologico dell'ospedale. E racconta tutte le loro vicende, le loro paure, la loro rabbia, anche la loro gioia, perché comunque, nonostante la malattia, riescono a fare delle cose, diciamo, normali da adolescenti, quindi comunque, insomma, ci sono anche degli aspetti positivi, però comunque tratta un tema abbastanza pesante e è molto triste se pensiamo che già dei ragazzi così giovani debbano avere a che fare con queste cose. Comunque sono incuriosita da questo libro e lo vorrei leggere.
Un altro libro di storie, diciamo, strong e pesanti è Rose al veleno e sono storie di stalking, quindi è la storia di, credo che siano tutte donne, non vorrei sbagliarmi, ma comunque è una raccolta di storie di persone che hanno subito queste molestie psicologiche, a volte anche fisiche, quindi comunque, insomma, anche questo è pesantino come argomento perché si tratta comunque di stalking e quindi di violenza. Però è un libro comunque che mi incuriosisce. Un altro libro che vi volevo far vedere è Le parole per dirlo di Marie Cardinal. Questo è un romanzo stavolta, però il tema anche qui è abbastanza, diciamo, non leggerissimo, diciamo così, perché è la storia di una donna che soffre di ansia, incubi, depressione, insomma una serie di problemi, diciamo, psicologici e decide di rivolgersi a uno psicanalista e di fare questo percorso di psicoanalisi. Quindi è tutta la storia di questa psicoanalisi, quindi questa donna che racconta le sue sedute, racconta come si sente, racconta il suo cambiamento e soprattutto poi racconta come è guarita, come è uscita da tutte queste ansie, depressioni, insomma, patologie di vario genere. È romanzato, ovviamente, però credo che l'argomento non sia proprio così leggero. Però, insomma, mi incuriosisce tantissimo. Tra l'altro, questo ricordo che lo avevo comprato perché lo avevo trovato tanto tempo fa in un mercatino dell'usato, lo avevo pagato 10 centesimi. Quindi io quando l'ho visto ho detto per 10 centesimi lo prendo, se poi non mi piace, al limite avrò buttato via 10 centesimi. Era un prezzo talmente basso che davvero non potevo lasciarlo lì. L'ultimo libro che vi faccio vedere è un romanzo, questa volta il tema, diciamo che anche qui non è leggerissimo, però si tratta solo di un romanzo, quindi comunque lo leggerò sicuramente molto più a breve rispetto agli altri libri che vi ho fatto vedere, è L'ospite di Sarah Waters. Questo è un libro che io ho visto su YouTube, ho visto una recensione. Mi aveva colpito molto questa recensione, vi chiedo scusa ma non mi ricordo il canale sul quale l'ho vista, so che comunque ero rimasta molto attratta dal libro. È la storia di un uomo che arriva nella tenuta nella quale ha vissuto da bambino e questa tenuta ai tempi era veramente splendida, tenuta benissimo, invece adesso sta andando in rovina, però cominciano ad accadere comunque delle cose un po' strane, ci sono dei sussurri, ci sono delle strane voci, delle strane visioni, delle cose strane che accadono comunque all'interno di questa tenuta e si cercherà ovviamente di svelare il mistero e di capire che cosa sta succedendo e soprattutto fin dove tutto questo porterà. E sembra che siano le paure umane che in qualche modo vengono, insomma, concretizzate, viene data forma, diciamo così, alle paure umane con questi strani avvenimenti. Ovviamente non l'ho ancora letto, quindi non vi so dire nulla di più, però mi incuriosisce, è uno di quei romanzi comunque che fa parte del genere che a me piace, quindi sicuramente questo lo leggerò subito rispetto agli altri che invece, ripeto, essendo un pochino più pesanti, magari non leggerò nell'immediato. Però volevo farveli vedere, volevo segnalarveli perché se ci sono persone che stanno guardando questo video che magari sono attratte da temi molto forti, da libri comunque di un certo spessore, da libri che in qualche modo fanno contorcere lo stomaco, sicuramente questi sono adatti e quindi insomma ve li segnalo. Vi lascio ovviamente tutti i riferimenti nell'info box, così potete magari andarli ad acquistare direttamente su Amazon, ma credo che si trovino facilmente anche nelle librerie. Concludo questo book haul così strong di libri così, insomma, di spessore, così pesanti. Vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio. Ciao ragazzi!